No, Yang-mi! Non voglio aspettare di arrivare a scuola per saperne di più! Avanti, racconta! È semplicemente il miglior libro nella storia dei libri! Non so come questo racconto di Fergus e Annabel possa essere migliore dell'altro! Eppure è proprio così! Forza, dimmi qualcosa! Allora, il principe Tenebris ha infettato Annabel, che diventa una vampira e non può uscire alla luce del giorno. Ah, Tenebris. Dovrebbe essere rinchiuso in una prigione planetaria, quell'uomo. Cioè, quel mezzo uomo e mezzo alieno. E Fergus è stato morso da uno degli ombrabot di Tenebris, quindi è diventato uno zombie. Ma un tipo speciale di zombie, di quelli che possono uscire solo di giorno. Insomma è una storia di zompiri. Va molto di moda al momento. Quindi Fergus e Annabel non avranno più la possibilità di stare insieme, nonostante i tentativi dei loro amici per ricongiungerli. Oh. E dato che Fergus non può difendere Annabel, Tenebris decide di usare l'ipnosi per farla innamorare di lui. E l'unica cosa che può proteggerla è la canzone che lei e Fergus cantavano quando lui è stato trasformato in zombie. Oh, sul serio? Quella strana melodia può trasformare Tenebris in melma. Oh, Blight, è una storia super tragica. Leggila e ti sembrerà di viverla. Devi davvero, ma davvero promettermi che la scaricherai. Prometto. Guarda nella tua mail, ti ho mandato un MP3 della colonna sonora del film ispirato al libro. Sparirà, non importa quando e come, il nostro amore durerà. Altro, Yang-mi, basta anticipazioni. Tranquilla, non... Light, cosa sono quelle macchie che hai sulla faccia? Eh? Ehi, ma che cavolo? No, ti stai trasformando in zumpira. Non posso aiutarti, ho una verifica oggi. No, non ho capito, cosa ha detto? Niente, fa la spiritosa. Diamo un'occhiata a un sito medico. 3 macchie rosa, triangolo, fronte. 3 macchie compasse a triangolo sulla fronte possono essere sintomo di gremipatia. È tanto grave. A me sembra il nome di un dolce. Si comincia con dei bonfi, si diventa troppo sensibili alla luce, poi si perde l'udito e alla fine... Cavoli! No! Senti, non che io sia agitata, figuriamoci, ma dice per caso se la gremipatia è contagiosa? Sì, è molto. Stavolta sono davvero nei guai. È dentro di te, quel posto in cui tu scoprirai che talento hai e capirai che tutto sì, è possibile, sì, che sei speciale, credimi che tutti sì, siamo magici, magici. I'm in the last pet shop, io e te. Ci sono vicino, ci sono vicino. Sei vicino a sbattere il naso. Ma se vuoi dire vicino a toccarci, per tua sfortuna la risposta è no. Vi sento, Pennyling e Sanil. Il che mi consente di triangolare la vostra posizione in base ai vettori sui quali potreste però... Che ridere, si è schiantato contro il muro. Il tuo calcolo dei vettori, Russell? Già, mi sa tanto che hai tracciato i vettori sulla parete. Che cosa orribile, una catastrofe! Non posso esprimere a parole come mi sento. Adesso posso esprimermi soltanto con linguaggio del corpo. Ma che c'è di così tremendo e catastrofico? Blight si è chiusa nella sua stanza perché non vuole contagiarci. Blight è malata. Potrebbe avere la antipatia. Cremipatia. Trenifobia? Cremipatia! Non ho mai sentito queste malattie, quindi penso che siano tutte, insomma, gravi. Beh, dovremo fare tutto il possibile per aiutare Blight, anche se non ci permetterà di vederla. Pennyling, che succede? Che male, mi hai punto con uno dei tuoi aculei. Non l'ho fatto apposta, scusa, mi dispiace tanto. Russell, ultimamente è successo parecchie volte. Come ti permetti? Provalo! Cavoli, mi sa che ha ragione. La mia raccolta di aculei sta diventando ricca!
Io non riesco proprio a capire. Negli ultimi due giorni ne ho persi davvero moltissimi e non so per quale motivo. Sta tranquillo, Russell, io sto bene. No, Pennilinga, ti prometto che non succederà mai più. Avete tutti la mia parola che starò molto attenta a non fare più male a nessuno. Uffa, che rabbia! Blight, ma che significa che sei in quarantena? Papà, è meglio per tutti se resto qui per le prossime 24 ore. A quel punto saprò se ho preso la cremipatia. La semi-empatia? Non la semi-empatia! La cremipatia! Sono già sensibile alla luce e sul sito dice che chi ha questa malattia perde l'udito e io sto facendo fatica a sentirti! Forse perché hai una cuffia di lana? Come? Togliti la cuffia di lana! Oh, già... Ora ti sento molto meglio. E come avresti preso questa cremipatia? Ecco, hai presente la caramella che mi hai portato da quello strano paese straniero? Intendi l'Inghilterra? Ma quella era una gomma da masticare. Beh, una gomma inglese molto strana. Se non ti senti bene, dovresti stare a casa. Ho una riunione stamattina, ma tornerò per pranzo per vedere come stai. Chiamami se hai bisogno, intesi? Sì, lo farò. Ti voglio bene, papà. Anch'io, cerca di riposare. Oh, che situazione assurda. Non so che darei per non avere questa preoccupazione. Mi mancano i cuccioli. Scommetto che in questo momento si stanno divertendo un mondo. Questa è una situazione terribile, veramente terribile. Sono sicura che Russell non vuole fare male a nessuno. Già, però in pratica lo sta facendo. Per quanto mi riguarda, non intendo farmi pungere da quegli aculei mai più. Ecco, a meno che non votiamo tutti a favore di essere punti di nuovo. Nessuno di noi vuole questo, Pennyling. Chissà come mai sta perdendo gli aculei. Spero che non faccia qualche pazzia. Ehi là, ragazzi! Ta-da! Oh! Oh, che brutta scottatura! Qui ci vogliono due cose, pomata e bendaggio! Guarda che non mi sono scottato, Mirka. Rosso è il colore del pericolo, giusto? Perciò mi sono dipinto così tutti sanno di dovermi stare alla larga. Ahia! Oh, scusami, Zoe, ma non hai visto il rosso che segnala di starmi lontano? Io sono un cane e non distingo molto bene il colore rosso. Un altro per la mia raccolta. Oh, sono un pericolo pubblico con le zampe. Oh, mamma, ma che cosa mi sta succedendo? Oh, Russell sta perdendo gli aculei. Blight è rinchiusa in camera sua e ha una misteriosa malattia. Non ci sono parole per descrivere questa situazione. Scriviamo a Blight un biglietto di auguri di pronta guarigione. Giusto! Possiamo usare un aculeo della mia raccolta come penna. Ehi! Da dove arriva questa roba? Certo che questo quartiere sta cambiando molto. È in fretta. Ciao, sono qui dentro. Russell? Sì, mi sono costruito una torre così io non posso uscire, voi non potete entrare e finalmente nessuno si farà male. Ti dispiace se la provo, Russell? Non si può, arriva fino al soffitto. Russell, ti sei portato qualcosa da mangiare lì dentro? No, ma guarda qui. Puoi passarmi il cibo grazie a questo pertugio. Davvero ingegnoso. Posso dare un'occhiatina veloce? Sonny, fermo, non farlo, non puoi. È tutto a posto? Oh, sì, sto bene. Anche se credo che tu abbia perso l'ennesimo aculeo. Oh, grazie! Ah, oh, oh! Russell, avresti dovuto sapere che l'apertura della tua torre non era abbastanza grande perché ci passasse la mia testa. Ragazzi, qui la faccenda si mette molto male. Penso che dovremmo andare a trovare Blight. Forse lei saprà dirci come aiutare Russell. Peccato che non possiamo vederla. Non ci farà entrare per colpa di quella strana malattia. L'hai scordato? Povera Blight. Oh, e anche Russell, poverino. Sono così in pensiero per entrambi. Non preoccuparti per me, Pennyling. Allora, che ve ne pare? Un look di tendenza, non c'è che dire. Avvolto da questa plastica non potrò pungere nessuno e inoltre eviterò di perdere altri aculei. Avanti, provate a toccarmi, fate pure. È divertente! Ora non esagerare, Mirka! Devo proprio ammetterlo, Russell. Non pensavo ci riuscissi, ma alla fine hai trovato un'ottima soluzione. Già, i tuoi aculei non faranno più male a nessuno adesso. Non sentite questo odore? Sembra quello dello snack di metà mattina! Ehi!
Vi prego, ragazzi! Ho tanta fame! Non mi sembra un modo molto produttivo di impiegare il mio tempo. Ehi, magari potrai scaricare quel libro di cui mi parlava Yang Mi! Spero sia avvincente come dice, anche se niente potrà non farmi pensare alla cremipatia. Annabel pianse lacrime di solitudine, non solo per lei, ma anche per Fergus. Annabel si sentiva lontana dall'unica cosa a cui teneva, l'unica cosa di cui le importava, aspettando un terribile destino. Esattamente come me! Questo spuntino ci voleva proprio! Russell, l'hai fatto male a non venire con noi, sai? Ti stavo portando gli avanzi, ma li ho mangiati nel tragitto! State indietro! Ti senti bene, tesoro? No, le mie idee non hanno funzionato. Sembra che dovrò perdere tutti i miei aculei o continuare a pungervi o morire di fame. Oh, andiamo, c'è senz'altro un'altra soluzione. Beh, l'unica che mi viene in mente è lasciare il Little Pet Shop per sempre. Non capisco, la porta è bloccata. Blight, ci serve il tuo aiuto! Amici, siete voi! Dobbiamo assolutamente parlarti, Blight. Ci puoi aprire la porta? Oh, sì, sarebbe fantastico vedervi tutti. No, un momento, non posso. Non potrei vivere sapendo di avervi contagiati. E poi come posso sapere che non sei il principe Tenebris o uno dei suoi Ombrobot che sta imitando la voce dei miei amici? Ma chi è Tenebris? Darei qualunque cosa per potermi fidare di voi, ma purtroppo penso di non potermi più fidare di nessuno. Voi avete un'idea di cosa sta farneticando? Blight, non siamo nessun principe bla bla. Questo è esattamente quel che direbbe un infido Ombrabot. Ehi, non ti sembra strano? Ma a me sembrano tutti strani. Ci provo io! Blight, Blight, e dai su, banana lala, vai! Basta, basta, lasciatemi nella mia solitudine. Blight, ti prego, facci entrare! Siamo molto preoccupati per te e ci occorre il tuo aiuto! Russell perde gli aculei e continua a pungerci! Intende lasciare Little Pet Shop per sempre! Vorrei tanto vederlo! I suoi occhi vuoti da zombie e il muso ammuffito! Ma è impossibile! Non sopporterei la luce del giorno e rischierei di infettare qualcuno di voi! Blight è andata! Questo è un... aspetta, come si chiama? È Demetrio! Vuoi dire delirio? No, conosco un'iguana, un certo Demetrio. Ogni volta che si ammala lui va tutto fuori di cervello e noi diciamo è un Demetrio. Il cuore di Annabel lentamente si spezzò. Sapeva che far entrare i suoi amici avrebbe significato la loro fine, ma se ad entrare fosse stato Tenebris sarebbe stata la sua fine! Annabel, devi vedere Fergus! Lui non può vivere senza di te! Anche se vorrei che non fosse così! Non posso vedere Fergus mai più, né uno di voi, amici miei! Non voglio che nessuno prenda questa malattia e se sei tu, oscuro principe, non cadrò nel tuo malvagio tranello e non mi arrenderò mai! Wow! È messa male, sta letteralmente demetriando. Ve l'ho detto! Povera Blight, forse è la cremipatia che la rende tanto strana. Grazie al cielo, non è così malata da non riuscire a convincere Russell a restare. Ma se ha deciso di non aprire quella porta, dovremo trovare un altro sistema per entrare. Di tutte le idee che ci sarebbero potute venire, questa non è che sia proprio, come dire, la migliore. Sanil, cerca di rilassarti! Posso arrampicarmi sui muri, quindi fare un piano non è un problema. Piedi incollanti è il mio secondo nome. Non era Alfonso il suo secondo nome? Vieni, parla meno e cammina più in fretta! Fa sempre fretta, che barba! Annabel si guardò intorno. Erano sufficienti le precauzioni prese contro Tenebris. Era angosciata dal pensiero di aver dimenticato qualcosa, ma cosa? Cosa? Eccomi, Blight! Vengo a prenderti, per portarti da Fergus! No, la finestra! Il principe potrebbe entrare con un Ombrabot! Come ho fatto ad essere così ingenua? Oh, amico caro! Se sei tu, so che avevi buone intenzioni, ma credimi! L'eterna tristezza e la solitudine ormai sono il mio destino! Jacob in caduta! Però un'impresa impeccabile, Alfonso.
Anche se so che non lo leggerai mai, perché sei uno zombie e quant'altro, devo scrivere per dirti come mi sento. Non sto bene, Fergus. L'aria intorno a me si è fatta. Esatto. Siamo arrivati? Siamo arrivati? È il principe Tenebris! Solo a lui verrebbe in mente di passare attraverso il condotto dell'aria! Vediamo! Smettila di chiederlo! Comunque non saprei, il Penny Ling mi copre la visuale! Ma che ci posso fare? Ho le ossa grosse! Forse dovrei stare davanti io? No, grazie! Sono già stato dietro di te e non è un bel posto in cui trovarsi, te l'assicuro! Possiamo concentrarci sul fatto che a Blight e a Russell serve aiuto? Mi sembra di vedere una luce laggiù! Ci siamo quasi! Canzone ha il potere di scacciare il principe malefico! E poi mi abbandona qui, sola, come sarò per il resto della mia vita! Quale tragica ironia! Oh, povera me! Ardo dal desiderio di rivedere Fergus! Oh, e dalla voglia di mangiarmi un panino! Forse è ora di pranzo, ma posso rischiare di infrangere la mia pena autoinflitta! Va bene, ho capito, non brontolare! Visto? Lo sapevo che sarebbe uscita. Ah, aia! Oh, tesoro, ti senti bene? Sì, credo proprio di sì. Temo di essermi fatta trascinare troppo da quel libro. E poi non voglio che vi prendiate questa brutta malattia. Ci terremo a debita distanza, ma se te la senti avremo bisogno del tuo aiuto. Russell è completamente nel panico. C'è stato solo qualche incidente, ma lui pensa di essere un pericolo per noi perché perde gli aculei. Oh, che guaio! Vorrei stare con voi e darvi una mano, ma non sarebbe una buona idea, date le mie condizioni. Che possiamo fare allora? Dovete fargli capire che non si deve isolare. Le cose non sono sempre come sembrano. E il fatto che ci sia stato qualche incidente non lo rende pericoloso. Avete sentito? Certo, io ero dietro di te in quel condotto. C'è mancato poco che non mi bruciassi il naso. Direi che tu sei pericolosa. Forse però prima di mettermi in viaggio dovrei aspettare che ritornino per un ultimo saluto. No, potrei pungere qualcuno con gli aculei. È meglio andare e basta. Russell, fermati! Ora ti diremo le ragioni per cui devi stare con noi e non isolarti. Ascolta, vogliamo dimostrarti che qualunque essere vivente può rappresentare un pericolo per gli altri in determinate circostanze, anche noi. Ecco, prendi me, ad esempio. A un certo punto la mia coda potrebbe prendere il volo e diventare pericolosa. Cosa? Ah? Oh? Pensavo che non avremmo fatto nulla di rischioso. Non l'ho fatto di proposito. È stato solo un incidente. Russell, grazie di avermi salvato. Attenta, i miei aculei fanno tutto da soli. Non è bello ringraziare qualcuno se non lo puoi abbracciare. Ciao tesorino, come ti senti? Mi sento bene, papà, ma forse è il caso che resti in camera mia ancora un po', finché non ne sono certa. Ma scusa, chi è stato a dirti che avevi la cremipatia, per curiosità? Internet. Parliamone con calma. Vediamo, che sintomi hai? Beh, se sto davanti al computer per più di 2 ore di seguito, mi viene mal di testa e sento gli occhi che mi bruciano. E poi ci sono questi 3 cosi rossi sulla fronte. Non c'è niente da ridere, la cremipatia è una malattia molto seria, credi? Sì, scusami, di sicuro lo è, cara. Ma grazie al cielo tu non ce l'hai. Quelli sulla fronte sono brufoli. Davvero? Ehi, festeggia la tua prima acne giovanile. Gli altri sintomi dipendono dallo stare troppo al computer. Ti senti un po' più tranquilla adesso? A dire il vero, mi sento solo un po' più sciocca. Come ho fatto a convincermi di avere una malattia grave? E mi sa che non sono stata l'unica a farsi l'idea sbagliata sulle proprie condizioni. Ragazzi, apprezzo molto quello che state facendo, ma purtroppo i miei aculei sono comunque un problema. Quindi mi dispiace, ma non tornerò sui miei passi. Fermo, dove sei, Riccio? Non vai da nessuna parte e non dovrai stare da solo per sempre, così come io non dovrò stare rinchiusa nella mia camera. Ho scoperto su internet che cosa ti è successo. Stai solo cambiando gli aculei. Non avevo dubbi. Per questo credo che sia meglio se... Russell, i ricci cambiano gli aculei circa un paio di volte nella loro vita. Li perdono anche se non vogliono, ma è una condizione temporanea. Sul serio?
Certo, devi solo stare molto molto attento finché il processo non è finito. Poi tutto tornerà alla normalità. Russell, significa che puoi stare con noi! Grazie di cuore, amici. Visto? Alla fine è andato tutto per il verso giusto. Vuoi dire che non hai la cremipatia? No, sono solo brufoli. Ma è una condizione temporanea, come il cambio degli aculei. Beh, sono molto felice che entrambi staremo bene. Già, siamo stati tutti e due un po' impulsivi. Sì, ma ciò che conta è che nessuno è in pericolo. Né tu, né io, né i nostri cari amici. E nemmeno Annabelle e Fergus. Anche per loro c'è stato un lieto fine. Ah? Allora, che stiamo aspettando? Coraggio! Forza Russell! Forza Russell! Forza Russell!